risoluzione di oggi non è stata facile, c'è stato un braccio di ferro tra appunto i parlamentari delle commissioni e il governo, che ancora una volta aveva proposto di rinviare. Commissioni, bilancio e lavoro si sono riunite stamattina con il governo e hanno approvato una risoluzione per il reperimento delle risorse finanziarie per mandare in pensione i famosi quota 96. E al dottor De Angelis abbiamo chiesto i tempi più celeri, in maniera tale che aprano una finestra appena la legge di modifica appunto della riforma Fornero, che ci permette di andare in pensione, verrà approvata. Ho anche contattato Baretta, il sottosegretario al MEF, che dice che c'è un'apertura da parte dell'INPS che si impegna a reperire i fondi per i quota 96. Si tratta di 400 milioni però spalmati in 4 anni, quindi per quest'anno servono 35 milioni e poi 100 milioni a regime per gli altri anni. Noi siamo in presidio dal 24 ad oggi, dobbiamo continuare a tenere alta la tensione e la pressione, per cui il 10 aprile, se appunto mettiamo in campo un'altra mobilitazione, io credo che sarà come dire, importante e significativa stare ancora in piazza per premere. Noi continueremo ancora ad andare avanti con le lotte. La prossima settimana abbiamo intenzione di fare iniziative a livello regionale, la settimana successiva molto probabilmente ritorneremo a Roma con un presidio e con altre iniziative. Gracias.